sono molto contento prima di tutto anche per questa galleria nuova, che è una nuova realtà. Io mi eccito molto quando come curatore, quando si apre una galleria, è una roba bellissima, è come se nasce un bambino, è una cosa fantastica, no? Che porta vita, porta nuove idee, è una porta, è una finestra che noi apriamo, abbiamo una finestra in più oggi, no? Quindi questa è una realtà che sono molto fiero di essere il primo curatore di questa nuova galleria, spero di essere anche di buon auspicio. Elton Valle è un artista molto complesso come artista, e la complessità, come il titolo che ho messo come curatore di questa mostra, è proprio iniziato dal suo solo story, dalla sua personale storia, no? Questa storia è iniziata appunto perché lui è cresciuto in una delle zone più inquinate dell'Albania, una zona petrolifera che si chiama Kuchova. Quindi immaginate un bambino che è proprio di fronte a questi pozzi enormi, questi macchinari che tirano fuori questo nero di terra, no? E poi tutta la zona non è stata mai curata, quindi è rimasto sempre nero, quindi anche diciamo che è un scenario come i film hollywoodiani, sai, questi qui fatti con Photoshop, una cosa che non esiste. Io ho conosciuto lui diversi anni fa, abbiamo iniziato a lavorare insieme, ma mi è piaciuto molto il suo modo di guardare le cose brutte. Lui è un brutale artista e questa brutalità è molto elegante, perché essere brutali vuol dire essere anche veri, no? Questo brutalismo ha servito a lui a capire che l'arte è un bellissimo ponte ad arrivare a ciò che lui vorrebbe raccontare alle persone, quindi la sua propria storia. Lui non ha a che fare con le cose internazionali, questa è la sua storia. Un artista che si concentra nel suo micro per vedere un modo molto più grande di questo micro. Ormai non è più estetica e la bellezza il punto d'arte, no? Diciamo che l'arte ormai ha capito che l'unico punto è il sociale.